confessione e con il suo solito atteggiamento adulatorio di falsa fratellanza. Mi disse con tono beffardo e con il suo tono molto cinico e spietato, che gli piaceva avere la Chiesa nelle sue mani, che l'avrebbe distrutta completamente e avrebbe seppellito l'Eucaristia per sempre. Mi disse, cancellerò il tuo Dio dalla faccia della terra. Ho molti alleati che mi aiutano, non solo dall'interno ma anche dall'esterno. La curia è inginocchiata ai miei piedi. Il collegio cardinalizio sono cani fedeli, lo sai. Non puoi negare che sono fedeli, che obbediscono. E sorrise maliziosamente. Qui te li ho portati, e nel caso tu non lo sappia, te lo confermo, prendilo come una cortesia da parte mia. Sorrise di nuovo, questa volta freddamente. Ero terrorizzato dal suo sguardo, e averlo davanti era come vedere Satana. Mi confessò che uno dei suoi obiettivi era di sporcare di fango la Madre di Dio, e se possibile cancellare i dogmi, e calpestare l'Eucaristia. Mi disse che avrebbe sterminato il rito straordinario in un colpo solo, lasciando solo quello attuale con le sue numerose profanazioni e sacrilegi. Alla fine il nuovo rito era stato elaborato da un massone esperto di liturgia,